Nella tragica vicenda che vi raccontiamo oggi, un papà viene a mancare prima ancora di avere la possibilità di conoscere i suoi figli in arrivo, e sua moglie, distrutta, perde la vita nel giorno del suo funerale. Jevaughan Sukho era un uomo responsabile, determinato e premuroso. Per tutta la sua vita si è tenuto lontano dai guai. A 26 anni, Jevaughan sapeva già cosa desiderava dalla vita e non si è fatto rallentare dalle distrazioni tipiche che un ragazzo della sua età può incontrare sul suo cammino. Tutti i suoi conoscenti lo definivano un gran lavoratore. Il suo migliore amico, Gordon, lo prendeva addirittura in giro per la dedizione estrema che metteva nel suo lavoro. Sebbene fosse molto disciplinato, Jevaughan era un tipo allegro e vivace, che sapeva conquistare tutti con un sorriso. In quel periodo ha conosciuto una ragazza sorridente e decisa come lui, Stephanie, di cui si è innamorato subito. Stephanie viveva la giornata seguendo un approccio positivo e i suoi colleghi dell'ospedale pediatrico Juan e Batista ne tessevano le lodi. La sua responsabile, Lina Niemczyk, la considerava indispensabile per la sopravvivenza dell'ospedale. Anche Stephanie era molto dedita al suo lavoro e nessuno si è sorpreso quando lei e Jevaughan si sono riconosciuti come anime gemelle. La scintilla scoccata tra di loro era visibile anche a distanza e i loro amici non potevano fare a meno di invidiarli. Quando la mamma di Stephanie ha raggiunto Jevaughan per la prima volta, ha dovuto ammettere che l'amore che li univa era unico e irripetibile. I due innamorati avevano un futuro roseo davanti a loro, perciò nessuno avrebbe mai potuto prevedere che la loro storia d'amore sarebbe terminata in modo così tragico. Col passare degli anni il loro amore si è rafforzato ed è cresciuto insieme a loro. Stephanie e Jevaughan sono andati a vivere insieme in un appartamento al West Palm Beach, dove hanno fatto amicizia con i vicini di casa e hanno conquistato tutti con la loro energia travolgente. Quando non erano in giro per la città a fare i piccioncini, indossavano pigiami e vestiti abbinati e si ricoprivano di regali senza aver bisogno di occasioni speciali per festeggiare la loro felicità. Un pomeriggio, subito dopo pranzo, Stephanie ha sorpreso Jevaughan con una notizia meravigliosa. Era incinta e presto lo avrebbe reso papà. Jevaughan non vedeva l'ora di stringere tra le braccia suo figlio o sua figlia. È andato a far compere e non ha badato a spese. Stephanie è rimasta comunque al centro dei suoi pensieri. Ha ricevuto ancora più attenzioni del solito e un maggiore aiuto con le faccende domestiche. Presto la coppia ha scoperto che avrebbe avuto una femminuccia e qualche mese dopo Stephanie ha messo al mondo la piccola Kaylani. Era la principessina di mamma e papà, che non smettevano mai di fotografarla, coccolarla e mostrarla a chiunque volesse affacciarsi sulla sua carrozzina. Poco dopo la sua nascita, la tenera famigliola ha ricevuto un'altra bella sorpresa. Stephanie era di nuovo incinta, e stavolta di due gemelli. Jevaughan non poteva essere più felice. La sua vita stava procedendo esattamente nella direzione che aveva sempre sognato. Quella gioia, però, si è trasformata in dolore in pochi istanti una mattina che era cominciata come tante altre. Quel giorno, nel quartiere di West Palm Beach, sono risuonati diversi spari. Tutti gli abitanti sono corsi a nascondersi in casa. La polizia è accorsa in pochi minuti, ma il suo intervento non è stato abbastanza repentino. A terra c'era un solo corpo, quello di Jevaughan. Quel giorno il quartiere è sprofondato in un silenzio addolorato. Stephanie, con un pancione bello grosso, non riusciva a trovare un senso a quella tragedia. La polizia si è presentata a casa sua per interrogarla e ha portato la piccola Kaylani in un'altra stanza per non spaventarla. Stephanie non sapeva nulla e anche se avesse avuto delle idee, non sarebbe riuscita a comunicarle perché improvvisamente non ricordava più come si parlava. Non sapeva nemmeno più come respirare senza Jevaughan. Anche i vicini non sono stati in grado di assistere le autorità nelle indagini. Gordon, il migliore amico di Jevaughan, ha dichiarato: «Non mi sarei mai aspettato una tragedia come questa. Non meritava di morire in questo modo». Parenti e amici si sono stretti intorno a Stephanie, ma nessun abbraccio, nessuna massima di saggezza, nessun consiglio sembrava in grado di farla riprendere dallo stato catatonico in cui era sprofondata. L'unica cosa che riusciva a fare era piangere. La notizia è apparsa su tutti i notiziari, ma nessuno riusciva a capire come mai quei delinquenti si fossero accaniti proprio su Jevaughan. «Non avrebbe mai fatto male ad una mosca», diceva Gordon. La sua priorità adesso era Stephanie, la moglie incinta del suo migliore amico.
La sua vita era distrutta e, nonostante l'arrivo imminente dei gemelli, non riusciva a trovare delle motivazioni sufficienti per andare avanti senza Jevaughan. I momenti vissuti con lui erano tutto ciò a cui riusciva ad aggrapparsi in quel momento. Desiderava tanto addormentarsi e risvegliarsi accanto a lui, ma sapeva che quel sogno non si sarebbe mai avverato. I suoi gemelli non avrebbero mai conosciuto il padre. Jevaughan aveva trascorso gli ultimi 9 mesi ad aspettarli, ma non avrebbe mai avuto l'occasione di prenderli in braccio. Mentre la sua famiglia pianificava il funerale, Stephanie ha cercato di concentrarsi sui bambini che portava ancora in grembo e sulla piccola Kaylani. Sapeva che doveva essere forte per loro e che doveva amarli con il doppio dell'intensità per compensare la mancanza del padre. 3 giorni dopo la morte di Jevaughan, Stephanie è entrata in travaglio ed è stata portata in ospedale per un parto cesareo. Jevaughan Jr. e Lila sono venuti al mondo nel giro di pochi minuti, accolti dalla mamma con un sorriso che mascherava il dolore più profondo che avesse mai provato. Il giorno dopo, Stephanie ha usato un post su Facebook per esprimere le emozioni che la stavano dilaniando dall'interno. «Non capisco come possano esistere persone talmente senza cuore da uccidere un padre di 3 figli, tra cui 2 che non hanno mai avuto la possibilità di conoscerlo. I miei bambini non si meritano tutto questo. Cercherò di essere forte, ma questa è la battaglia più difficile che io abbia mai combattuto». Ogni volta che guardava i suoi bambini, Stephanie si sentiva rinvigorita. Kaylani ormai aveva capito quello che era successo al padre. Sapeva che avrebbe potuto contare almeno sulla mamma, ma presto anche quel conforto le è stato portato via. Poco dopo il parto, infatti, Stephanie si è ammalata gravemente ed è stata ricoverata in ospedale. I dottori le hanno diagnosticato una brutta infezione contratta durante il parto cesareo. La neomamma sapeva che doveva lottare con tutte le sue forze per i suoi bambini. Avevano già perso il padre e non potevano restare anche senza la mamma. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, le sue condizioni hanno continuato a peggiorare rapidamente. Stephanie è rimasta nel reparto di terapia intensiva per 10 giorni e non è potuta uscire nemmeno per presenziare al funerale di Jevaughan. Quel giorno, mentre parenti e amici si stringevano intorno alla famiglia dell'uomo ingiustamente ucciso sulla porta di casa, Stephanie ha smesso di lottare. L'infezione si era diffusa agli organi interni e non c'era niente che potessero fare per aiutarla. La famiglia di Jevaughan era ancora in chiesa quando ha ricevuto la telefonata dall'ospedale. Il dolore che ha assalito i presenti è impossibile da descrivere a parole, ma andava messo in secondo piano per i bambini. Amici e parenti della coppia si sono rimboccati le maniche e hanno organizzato dei turni per prendersi cura dei bambini come comunità. L'ospedale in cui Stephanie aveva lavorato per anni ha avviato anche una campagna GoFundMe per sostenere le spese necessarie durante l'infanzia dei 3 bambini. Oggi i 3 fratelli vivono con i nonni e gli zii, che fanno del loro meglio per sopperire alla mancanza dei loro genitori. A voi è mai capitato di perdere una persona importante? Raccontateci nei commenti come avete fatto a riprendervi dopo il lutto.